deve piscare ancora. Dai, vai a piscare. Benvenuti amanti dell'horror in questa nuova reaction. Oggi faccio il mini cosplay. Mi sto preparando per fare il cosplay di Saitama. Oggi ci andiamo a vedere niente popò di meno che le origini del medico della peste. Ma prima di iniziare, grazie a tutti gli abbonati del canale. Oh my god! E ai proxy del doc che sono diventati fortissimi! Che succede? Mi devo dare una calmata oggi, eh? Ma partiamo subito! Ciao! E ora dimmi, che cosa cureresti? E ora dimmi, che cosa cureresti in particolare? È una domanda semplice. Ti fai chiamare medico della peste? Che cosa significa? Di che peste stiamo parlando? Madonna ragazzi, quello d'ora in poi per noi sarà nonno Cozzalo, è uguale? Io morto cadrino. Ma il medico risponde: tu cosa sei? Deve darsi una calmata subito questo qui, eh? Uno che cerca la verità, un amante dei misteri. Quindi rispondimi, cosa curi esattamente? La pestilenza. Il morto dello iettatore. Sto già premendo X con le dita dei piedi. Parli della pestilenza come se fosse qualcosa di reale. La pestilenza sta portando via molte anime. Sta portando distruzione. È la fonte di ogni altra malattia. È per colpa sua che esiste Ready Pixel. No, ok, questa è cattiva, dai, lo ammetto. Sì, ma non mi hai risposto. E che Ozak? Non riesco a capirne il significato. Spiegati meglio, Bassano! Sei tu! Sì! Non ho né il tempo né la voglia di farlo. Costanzo Ventura, smettila subito, con questo show. Ti mando Renzi ingoblinito a casa. Ora mi scusi, ma le porgo i miei ossequi. Tornerò ai miei esperimenti. Cosa? Risponde nonno Cozzalo. Non te ne andrei da qui finché non avrai parlato. Perché uccidi le persone? Ma sei intrimonito? Io non le uccido. Le curo e le libero dalla pestilenza. Halloween è questa immensa idiozia. Se mi stai guardando, Costanzo Show, vedi te. No, tu uccidi le persone. Ne hai uccise a quintali prima che la fondazione ti rinchiudesse qui dentro. La pestilenza è dappertutto, anche qui dentro. Le guardie, gli inservienti, i dottori. Oh, ma che ozza che vuoi dalla mia vita? Dalle 22, il fine settimana di ottobre, si chiude... Questo è pazzo! Io ti credo, potrebbe essere davvero una malattia reale che solo tu puoi curare. Non sono riuscito a capirne il significato. Zitti, eh? Per liberarti di questa maledizione devi accettare la realtà. E dai, non farmi diventare Giuseppe Conte in 3-2-1. Dimmi perché hai ucciso il dottor Ham. Eravate diventati pure amici. Le mie azioni non devono essere spiegate. Anche lui era afflitto dalla pestilenza. Oh, mi deve far cantare per forza oggi. Oh, oh, medico degli Ozak. Stai zitta, stai zitta. Il dottore ora ha smesso di soffrire ed è stato curato. Siamo noi ad essere in pericolo. Zappo, zappo, zappo. Non c'è niente di personale. Faccio solo ciò che va fatto per il bene dell'umanità. Costanzo Show, adesso mi hai fatto proprio arrabbiare. Stai zitto che mi stai facendo perdere la pazienza. Sfodero gli schiaffoni, gli dice giustamente nonno Cozzalo, che nel frattempo sta diventando un po'... barese, un po' veneto, eh? Madonna, wow. Questo eri tu prima di diventare quello che sei ora. Un mostro. Ma ragazzi, quello assomiglia un po' a Ready Pixel, eh? Fai schifo davvero. Mettete al sicuro le vostre figlie. Madonna santa. Madonna santa, Madonna santa. Madonna santa, Madonna santa. Madonna santa. La dovete finire. Eri malato della stessa malattia che ha colpito l'intero villaggio. Eri andato via pure in cerca di lavoro. Disgraziato che non è altro. Eri una persona altruista, generosa, un patata, uno sprinzolino. Che cute, Costanzo Ventura. Nonostante tu sapessi che la gente stesse male e si fosse ammalata, li aiutavi lo stesso. Basta, voglio adottare il medico degli Ozak tuoi. Arrivederci. A quel tempo non sapevi... A quel tempo non sapevi di avere dei poteri speciali, di essere immune. Madonna santa, cosa? Essere immune? Essere spregevole? Che succede? Te ne devi andare perché chiamo subito la polizia, chiamo la polizia. Ah, ha soccorso un altro medico degli Ozak tuoi? E gli ha preso la maschera diventando a sua volta un medico degli Ozak. I morti dei medici. I nostri eroi, in questo caso, non vale. È un monumento al... Madonna santa.
Sì, ma lo lascia lì nudo. Ma stiamo andando in numeri incrociati. Gandalf, regia, Gandalf. Gli ha rubato pure i vestiti, guarda. Pure il cavallo, scellerato, sgranzato. Adesso vedi. Madonna santa. Chiamo Lady Pixel adesso, forma ingoblinita. Da quel giorno sei andato di villaggio in villaggio, di castello in castello a curare le persone. Bravo, bravo, sprizzi pazzi, bravo. Con il tempo però ti sei corrotto, eh. Che cazzo però, neanche il tempo. Le persone hanno smesso di essere esseri umani come te. Erano diventate solo delle cavie da laboratorio per i tuoi esperimenti. Questo non è un villaggio turistico, quindi... No, io me lo immagino, il laboratorio segreto di Costanzo Ventura. No, io gli uscito la cacca, mi sa. Ma al tuo ritorno a casa... Zazan, zazan. Zan 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 zan. Sarà banda questa, eh. Mosca. La città in fiamme. Arrivederci. Vai, 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 qua, ti ho detto. Tua moglie, tua figlia. Non c'era più nessuno. Erano tutti morti o scomparsi. Ti fiondasti in casa tua. Madonna. Non c'era nessuno. Solo una puzza di Lady Pixel. Ecco, dai, mo' perde il controllo. Gaetanino, Gaetanino, vieni a farmi da bodyguard. Poi la notasti, tua moglie senza vita, stesa al suolo, tristezza appalata, pure Lillucio sta piangendo, pure Lillucio. No. Poi un rumore nell'oscurità, era lei, era tua figlia. Cosa? Ha detto Matti il biondo? No. Prendi, mi state rompendo le scatole. Lei era l'unica persona pura rimasta sulla faccia della terra. Tutti dovrebbero essere come lei, innocenti, dice il medico degli Ozak tuoi. Io ragazzi sto già spingendo, eh. Quindi la tua missione è ripulire il mondo dalla malattia? La pestilenza, sir, non è una semplice malattia. È qualcosa di più profondo. Pensavo che un uomo che ha posto tali domande sarebbe stato in grado di cogliere l'importanza del mio lavoro. Ma in che senso? Ma ora temo che la pestilenza viva anche dentro di lei. Stammi lontano, che non voglio ammalarmi, te l'ho già detto più di una volta. Manteniamo le distanze. Mettiamo i dispositivi. Marone, mo li sbottiglia. Premere X fortissimo. Premete! E invece no, finisce così, con il dottor Cozzalo tutto arrabbiato che vuole prendere a sbottigliate cosmiche il medico degli Ozak tuoi. Beh, voto 10 alle origini del medico degli Ozak. Non male, non male. E voi che facete a 20.000 like? Scrivo io, Costanzo Ventura! Anzi, non me ne pento! Lo invito a casa mia e la regia, aka Ready Pixel Man, lo metto lì a far da cavia per i suoi esperimenti. Lo faccio, non me ne pento, E se fosse il contrario?